Benvenuti all'edizione speciale di Tracking News dedicata al weekend del camionista. Siamo alla terza prova del campionato del track racing che si è svolta a Misano Adriatico. Scende in pista anche Iveco con due camion contro i soliti team della Manna. Norbert Kiss del team Oxo è attualmente in testa. E allora vediamo insieme i servizi realizzati in questa edizione 2015. Siamo a parlare del rivale e della sua compagna MV Agusta. Voi avete adesso acceso una joint con questa grande casa costruttrice di moto italiane e siete qua in questa pista per motociclette. Okay. Noi l'anno scorso abbiamo portato il Brutale, quindi un Actros che strizzava un po' l'occhio al mondo delle due ruote con questo nome che ricordava le moto di MV Agusta, in modo non ufficiale però. Quest'anno è iniziata un'importante collaborazione fra noi e la casa di Varese, che ha fatto sì che quest'anno abbiamo realmente le moto sullo stand e abbiamo creato un'altra edizione speciale, il Rivale appunto. Quindi, in una parola, il nostro stand è diventato un concentrato di passione. Quali sono le novità anche in generale o i servizi che possono trovare i visitatori all'interno dell'area Fai Service? Allora, noi vogliamo estendere quelli che sono i benefici che hanno tutti i nostri associati e quindi permettere di avere grossi vantaggi in termini economici, in termini di efficienza, su tutte quelle che sono le principali voci di costo per il trasportatore, quindi dall'autostrada Italia-Estero, passando per i prodotti di largo consumo e quindi tutte le voci esattamente di costo. Dare un beneficio a tutti, l'azienda di piccole dimensioni fino alla grande flotta strutturata. Siamo davanti a questa Sport Edition. Avete idea di quali peculiarità? Ha degli interni particolari? Sì, è una edizione speciale che è stata curata a livello di allestimenti. Come potenza un 13 litri, un 520, è logico che è una vettura di nicchia su quale noi ci vogliamo posizionare a livello di immagine. È una macchina di richiamo, abbiamo fatto delle serie speciali nel passato, questa richiama un po' una serie speciale negli anni dove Renault si è evidenziata, soprattutto legandola poi alle corse dove per anni siamo stati protagonisti. Sono partiti questi casting per la seconda edizione del programma condotto da Marco Berri. Cosa ci dici in merito? Sì, stiamo incontrando tanti autisti, tanti camionisti e alcuni con delle storie incredibili. Ci sta da quello che ha mollato la carriera di ciclista per salire a bordo di un camion, quello col soprannome assurdo, quell'altro storico che nonostante sia in pensione continua a viaggiare. E insomma stiamo a buon punto e contiamo di trovare delle storie incredibili e altrettanto incredibili rispetto a quelle della prima edizione. Avete portato qua, dopo 40 anni diciamo dalla nascita, se non di più, del vostro concessionario, ancora un'edizione speciale dedicata alla DAF, questa con la bandiera stelle e strisce. Raccontami qualcosa di questa versione. Niente, questa è una versione, una riedizione dello Space America del 2008. Abbiamo voluto creare una macchina mantenendo comunque contenuti i costi per gli appassionati dei track personalizzati. E tra stand commerciali, test drive, gare su pista e molto altro ancora, la puntata di oggi termina qui. Appuntamento alla prossima edizione di Tracking News. Arrivederci a tutti, grazie.